Eleonora Calavalle, CEO di Pennelli Cinghiale, e Veronica Marcon, direttore commerciale di MGG. Buongiorno a tutti. Nata in provincia di Mantova, a Cicognara, nel 1945, Pennelli Cinghiale è un'azienda che è entrata nella storia italiana della produzione di pennelli e rulli professionali. Molti di voi se la ricorderanno per una simpatica pubblicità che scandiva il suo motto: non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Ricerca e sviluppo hanno portato il gruppo a crescere dimensionalmente nella gamma prodotti e anche nella fabbricazione dei suoi prodotti. Dal 2021 ha infatti implementato una nuova linea automatizzata che segue le regole di Industria 4.0 proprio per la produzione di pennelli piatti. Realizzata da MGG, un'azienda familiare e player di riferimento in Italia e nel mondo per la produzione di macchine per l'industria del pennello. Abbiamo qui con noi Eleonora Calavalle, CEO di Pennelli Cinghiale, e Veronica Marcon, direttore commerciale di MGG. Buongiorno Eleonora e buongiorno Veronica. Buongiorno a Buongiorno te. Antonella. Eleonora, com'era la modalità di lavoro in Pennelli Cinghiale prima di implementare la linea automatizzata e com'è cambiata questa modalità dopo aver implementato la linea? Ovviamente per noi è stata una grande rivoluzione. Sicuramente la tecnologia ha sempre fatto parte del DNA di Pennelli Cinghiale e ci ha permesso di crescere nei mercati, nelle tipologie di prodotto in questi quasi 77 anni di attività. Devo dire che dal punto di vista dei processi, le varie fasi, gli step, erano già automatizzati ma non collegati tra di loro. Quindi per noi significava avere la presenza di più operatori e soprattutto di un trasferimento del prodotto da una postazione all'altra. Le fasi di fatto sono rimaste le medesime. Noi costruiamo i pennelli a partire dalla materia prima fino all'inscatolamento a 12 pezzi, però la modalità appunto è stata completamente stravolta. In positivo, ovviamente, basti pensare che se prima la fase di vulcanizzazione impiegava circa 4 ore, oggi il mastice catalizza nel nuovo macchinario a tecnologia 4.0 in circa 15 minuti. Quindi devo dire con grande soddisfazione un miglioramento, un passo avanti per la nostra azienda che ci fa essere più tranquilli anche dal punto di vista strategico, proprio perché il controllo della tecnologia 4.0 ci consente di avere una maggiore affidabilità dei numeri e quindi poter lavorare su dei business plan sempre più attendibili. Veronica, cosa fa esattamente la nuova macchina MGG implementata in Pennelli Cinghiale l'anno scorso? Che tipo di automazione viene utilizzata? L'impianto fornito per Pennelli Cinghiale gode dell'ultima generazione di macchine per la produzione di pennelli piatti progettata e costruita dall'MGG. La linea infatti è stata progettata su misura e sulla base delle esigenze di produzione di Pennelli Cinghiale. Questa linea infatti permette la produzione di pennelli piatti in modalità completamente automatizzata grazie al caricamento delle materie prime. Fino al raggiungimento come le setole, le ghiere e i manici, fino al raggiungimento di un prodotto finito, imballato, etichettato e timbrato, pronto per la commercializzazione. La linea produttiva è completamente gestita con un'automazione integrata macchina PLC, comunemente chiamata HMI, e questa automazione permette infatti il controllo in cascata di tutte le fasi del processo produttivo nel rispetto dell'Industria 4.0. Eleonora, mi pare di capire che sia comunque un investimento consistente quello che ha fatto Pennelli Cinghiale. Quindi, qual è la direzione dell'azienda? Confermo, è stato per noi un investimento molto importante sia dal punto di vista del processo e ovviamente dal punto di vista finanziario. Il nostro driver principale per il futuro sarà sicuramente quello della digitalizzazione e del green. Due, diciamo, asset che non possono
vivere l'uno senza l'altro. Io credo però che sia necessario passare per la digitalizzazione per arrivare ad un discorso green. A proposito di questo, mi piace sempre ricordare che questo meraviglioso macchinario viene alimentato completamente da energia eolica al 100% certificata. Per noi è sicuramente la chiave di volta per il futuro e che abbiamo intenzione di applicare anche in altre categorie di prodotto, proprio perché in questi mesi ci siamo resi conto di quanto è importante l'affidabilità di un dato, quanto è importante poter contare su un output preciso dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, grazie al sistema di telecamere integrate che ci permette di avere un controllo specifico al singolo pezzo e in ogni fase della lavorazione. Quindi devo affermare con sicurezza che investire in tecnologia sarà uno degli aspetti principali su cui Pennelli Cinghiale investirà nei prossimi 5 anni. Veronica, la qualità e il costo di un prodotto come un pennello è importante per il cliente. Quindi che tipo di controllo c'è sulla linea realizzata da MGG? Solo un controllo finale o un controllo in ogni fase di assemblaggio, finitura, imballo e quant'altro? La linea fornita è da considerarsi completamente automatizzata, in quanto viene ridotto al minimo l'intervento umano sulle attività di carico delle materie prime e di scarico del prodotto finito. A riprova di ciò confermiamo la presenza di 3 isole robotizzate, complete di telecamere integrate al software di visione, in cui vengono eseguiti tutti i controlli di qualità sulle materie prime e sui prodotti finiti. Aggiungo anche che i controlli non vengono effettuati a campione, ma al 100%, e che ogni macchina è dotata di sensori di presenza materiale che intervengono stoppando l'intero ciclo produttivo in caso di mancanza degli stessi. Eleonora, qual è la percentuale di prodotto scartato prima e dopo l'implementazione della linea? Analizzando i dati possiamo dire che lo scarto prima dell'avvento del nuovo macchinario era dell'1% circa, ma mi preme evidenziare come arrivavamo al calcolo di questo scarto, quindi del prodotto con difetti. Ci si arrivava nel passaggio tra una fase e l'altra, quindi in un passaggio manuale, serviva un controllo dell'operatore, quindi dell'occhio umano, che come sappiamo non sempre è così attento, oppure non sempre riesce a misurare l'effettivo scostamento da quelli che sono i parametri qualitativi richiesti da Pennelli Cinghiale. Nelle ultime settimane il controllo qualità, che ovviamente è un controllo fatto dall'automazione di questo macchinario, ci porta ad affermare che lo scarto si aggira intorno allo 0,3%, ma è uno 0,3% assolutamente veritiero. Le faccio ancora un'ultima domanda. Il lavoro di produzione di 11.000 pennelli che ieri veniva svolto da 4 persone in 20 ore, oggi viene ultimato in 8 ore di produzione giornaliera con l'assistenza di soli 2 operatori. Come è stato riconvertito il personale? Oggi gli operatori che prima si occupavano della produzione di pennelli piatti e di plafoni con ghiera metallica, quelli che noi chiamiamo appunto plafoncini, sono stati riconvertiti a mansioni a maggior valore aggiunto. Mi spiego meglio. Oggi il nostro cliente richiede velocità nella selezione dei prodotti. Pennelli Cinghiale diventa sempre più, col passare del tempo, un global brand, quindi non più soltanto un marchio di pennelli e rulli, ma un marchio ombrello sotto al quale appunto troviamo diverse categorie di prodotto, per esempio nastri, teli, smalti, spray, impregnanti. Ecco, il personale oggi è stato spostato su quelle attività di creazione dei cosiddetti kit, quindi dei secchi di pittura all'interno dei quali vengono assemblati diversi prodotti, che possono essere dai 5 ai 10 prodotti,
Operazione che assolutamente non può essere fatta da un macchinario, anche perché serve un controllo, serve una attenzione qualitativa a quelli che sono i prodotti che devono essere posti all'interno di questi kit. Ecco, il nostro personale oggi è stato spostato su questa categoria di prodotti. Bene, ringrazio Eleonora Calavalle per averci aperto le porte di Pennelli Cinghiale, ringrazio Veronica Marcon e grazie anche per averci dato uno spaccato del Made in Italy che si apre appunto alla Industry 4.0, alla digitalizzazione, per poter competere in modo corretto sia sul mercato italiano sia sul mercato estero. Per questa intervista è tutto, vi invito a seguire anche le prossime interviste di Automazione oggi e ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Grazie.